Aigner in posizione di ala sinistra. Aigner sul suo cross. Vedete, batte a rete da posizione vantaggiosa, in particolare le due squadre tedesche. Tanto c'è questa Aigner ancora, che termina a terra per Bianchi. Bianchi non era stato ammonito, vediamo l'azione, Bianchi giù e il fallo è fuori dell'area, ha visto bene l'arbitro. Aigner si è già reso promotore di alcune iniziative particolarmente insidiose su dietro ad Aigner. Controlla male Aigner, ma riesce a mantenere il possesso del pallone. Va Aigner in punizione per il Salisburgo. Rivediamo ancora Aigner, già bella questa immagine in primissimo piano del pallone. È doveroso perché Ruben era praticamente scarico, Davide. No, Ruben non sta ancora bene fisicamente. Poi alla fine hanno dominato, forse da un punto di vista direi territoriale, ma sinora Walter Zengler ha dovuto...